Dunque, siamo qui con Alberto Bollini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio Under 19, ospite quest'oggi del convegno Etica, Valori e Valorizzazione del Talento, promosso dal corso di laurea in Diritto e Management dello Sport della Facoltà di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Mister, lei può vantare una lunghissima esperienza nei settori giovanili, all'interno dei quali gli allenatori lavorano a 360 gradi per plasmare i calciatori del domani. Si lavora sulla tecnica individuale, sulla tattica, ma soprattutto sull'aspetto umano. Si cerca di educare i giovani calciatori, di trasmettergli valori, di giusti insegnamenti, per un comportamento corretto nello sport, ma anche nella vita quotidiana. Volevo chiederle, è più semplice educare i giovani d'oggi oppure era più semplice educare le precedenti generazioni? In una domanda è difficile dare una risposta. Certamente io ho avuto la fortuna in questi tanti anni di allenare, posso dire, anche 5 generazioni della fascia d'età 18-20 anni, perché sono stato alla Lazio negli anni 2000, a seguire ho allenato la Sampdoria, la Fiorentina, di nuovo la Lazio, quindi e adesso la stessa fascia d'età nella nazionale. Ci sono tante differenze, io non posso dire era meglio prima ed era più facile prima e più difficile adesso sono più superficiali. Sono le epoche che sono diverse, quindi per me è fondamentale che un allenatore sia in grado di aggiornarsi e di avere proprio le chiavi di relazionarsi ai ragazzi, al gruppo e anche in un modo individuale. Io sono stato in epoche anche dove non c'era il telefonino, dove internet e i social sono comparsi successivamente. Io penso che un ragazzo si debba sempre sentire coinvolto a livello affettivo, a livello umano, e la parola principale è considerazione. Con rispetto aggiungo anche affetto. Ai ragazzi bisogna dirgli di più, bravo, saperli rispettare e nei tempi moderni avere una velocità comunicativa sia nel gruppo sia nei rapporti interpersonali importanti, perché i ragazzi oggi vogliono velocità. Spesso si dice che l'Italia non è un paese per giovani calciatori, aggiungo io. Quante volte abbiamo ascoltato questa frase, soprattutto dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio, prima nel 2017 e ora nel 2022. Qualche giorno fa il CT della Nazionale Maggiore Roberto Mancini ha dichiarato che anche in Italia ci sono i Bellingham, no? Calciatori talentuosi che potrebbero fare la differenza anche a livello internazionale, ma non si fanno giocare, non si punta su di loro. Secondo lei è così o no? Per quello che riguarda la mia esperienza, io dico che proprio nella mia fascia d'età c'è un gap molto grande tra la primavera e le prime squadre. Questa è una cosa che è stata già dibattuta da tanti anni e da tanti anni si dice che servono le seconde squadre. Io non lo so quale sarebbe la migliore regolamentazione. Dico che a livello tecnico il passaggio dalla prima squadra, dalla primavera alla prima squadra, è molto elevato. La Juve è riuscita a fare il campionato Under 23 inserendosi nella Serie C e non so se la Serie C è il miglior calcio per i nostri giovani, ma di certo a livello di personalità e a livello di agonismo è un campionato molto formativo. E quindi quella è una strada. Poi ci sono squadre che hanno più coraggio e hanno meno pressione nel far giocare i giovani, vedi l'Empoli o anche altre squadre importanti che comunque si stanno affacciando cercando di far giocare i nostri ragazzi. In generale siamo sempre stati un po' lenti rispetto alle altre nazioni a creare il debutto e il consolidarlo nella prima squadra. Serve forse un po' più di coraggio, ma anche la squadra B. Infine, siamo a Lecce, non posso non domandarle della squadra salentina, una delle poche che nella massima serie valorizza non poco i giovani talenti. E non potrebbe essere altrimenti per un club che può vantare uno dei migliori conoscitori del calcio giovanile in Italia e anche a livello internazionale, ovvero Pantaleo Corpino. Cosa pensa del campionato dei giallorossi? Ma intanto io ho avuto l'onore e il piacere di lavorare con Corvino, che mi scelse alla Fiorentina per la primavera, quindi conosco bene tutti questi percorsi e credo che in questo momento sia un campionato straordinario, perché poi bisogna considerare anche sempre quella che è la forza bilancio e il saper gestire al meglio le società. Questo a volte i tifosi se lo scordano, non certamente a Lecce dove c'è una passionalità e un modo
stupendo di seguire la squadra, i giocatori, lo staff tecnico e ovviamente la società. Penso che sia un campionato ottimo quello che sta facendo e soprattutto il saper salvaguardare potenzialità tecnica, classifica e bilanci, e questa è una cosa molto importante. Grazie mille a Mr. Pollini.